Claudio Chioccarello. Ah, è scritto 5 minuti di Claudio, se no, se no. No, tranquillo. Allora, per chi non conosce, io sono Claudio Chioccarello, ma... e mi sono avvicinato da circa 3 anni e ho avuto la possibilità di conoscere l'Aula prima dell'LDR grazie all'istituzione che fu all'epoca di Ugo La Malma, che vuole collocare anche a livello europeo, soprattutto repubblicano, nell'LDR, vuol dire no al PSE. No, tanto meno al Partito Popolare. Quella scelta ancora oggi si riflette lungimirante, ma anche vincente. E a proposito, ho l'occasione di salutare l'amico Riccardo Bono della Presidenza Nazionale del Partito Popolare. Io credo che gli argomenti che, innanzitutto grazie per la presenza, perché non è facile mettere in piedi una sala di 60 deputati nazionali di questi tempi, quindi siamo noi che applaudiamo a voi per essere qui presenti. Gli argomenti che sono stati trattati in questa sessione sono molto importanti e io mi limito a indicarne. Inizio da quello che mi riguarda maggiormente. A giugno a Roma si vota e io sono molto contento che l'amico Tito Bergamanti, che ringrazio ancora per l'ospitalità, ci ha annunciato in esclusiva che ci sono degli amici autorevoli che stanno lavorando a una lista nata. Io adesso non lo so se gli amici dell'Aude member a Roma cosa faranno e come la penseranno, ma io credo che se si vuole costruire a Roma, la città della Repubblica Romana del Risorgimento, dalla lotta al fascismo, se si vuole costruire una funzione liberale democratica, noi non possiamo starci in tribuna e tanto meno in partita. Dobbiamo tirare fuori l'orgoglio quelli che hanno fatto l'Italia, e Roma necessita di una presenza laica come mai nel corso della tua storia. La seconda questione, che è molto molto controversa, e l'amico Marco ci ha richiamato a non, è quello dei referendum. Certo, è un argomento scabroso, molti possono avere opinioni magari diverse. Io sono preoccupato di una cosa, dello sbocco politico che attualmente non vedo, perché personalmente essere ammucchiato al PD solo per dire sì non mi interessa. Dire no per essere ammucchiato ai Salvini, ai Grillo e ai Berlusconi non mi interessa neanche. Io credo che proprio è un nostro dovere, un nostro diritto trovare una posizione politica che ci permetta di avere uno scopo. Io personalmente sono favorevole addirittura alla Repubblica Presidenziale, credo che sia un tabù che ormai in Italia sia giunto il momento di abbattere. Ma tutto questo non può esserci se noi in Italia, che siamo orfani, lo dico con la morte nel cuore, i nostri partiti di credito ormai non esistono più. Credo che come presenza forse solo i radicali possono ancora vantare di potersi definire il partito. Lo ripeto, lo dico con la morte nel cuore. Però non possiamo neanche pensare di starcene a casa. Quindi dobbiamo sforzarci, portandoci la nostra identità nel cuore, di fare qualcosa per l'Italia. Grazie. Io più che per Repubblica Presidenziale sarebbe l'abolizione degli stati nazionali comunque. Se il presidente ci deve essere, deve essere l'unico.